Antonio Decimo viene da una famiglia musicale, difatti suo nonno era molto bravo, suonava in un'orchestra sinfonica il flicorno, mentre invece il papà è un ottimo trombettista. Ha iniziato la sua carriera come compositore, come cantante, quando faceva il militare. C'era un generale a cui piaceva molto la musica leggera e invece di farlo marciare su e giù gli diceva: ma suonaci una bella canzone, cosa che lui ha fatto sovente. Quindi appena lo hanno congedato si è comperato un bel pianoforte e ha cominciato a scrivere le sue canzoni. E poi andava in giro qui a Milano, nelle varie case discografiche, dai vari editori. E è stato proprio lì che ha avuto modo di conoscere un big, è inutile che io vi stia a raccontare chi è, perché è così che ha incontrato niente meno che Amedeo Minghi, che voi sapete è considerato uno dei più colti e più preparati, uno dei nostri migliori melodisti. Allora questa sera in coppia ci presenteranno questa bella canzone che si intitola, Paola? Il titolo della canzone è L'inverno non è qui di Antonio Decimo, dirige l'orchestra il maestro Michele Santoro. Allora eccoli qua, forza, facciamo loro un bel applauso. Si incamminò scatenando passi una tempesta, l'amore incontrò nel silenzio a venir giù nel vento in bicicletta. Lui un sorriso le mostrò, leggero a un'amarezza, su una corriera di operai se ne andò via così, e il suo passato riabbracciò. Lei non sa di sé, di lui, e se il tempo le darà qualcosa di più che non sia una prigione. Da quella notte lei fuggì a cacciar via gli inverni, prese uno scialle e si voltò in quel filare di alberi dove il passato riabbracciò.